Le 23 in punto, buonasera, bentrovati a Campionato dei Campioni. Dunque, si chiude questo girone d'andata in Serie A con il posticipo di questa sera, la vittoria dell'Inter 2-1 sulla Lazio con un Reja polemico a fine partita. Andiamo subito a vedere la classifica di questo girone d'andata con la Juventus che si laurea campione d'inverno, si è laureata già ieri con la vittoria di Bergamo, insegue il Milan ad una lunghezza, poi l'Udinese a meno 3, l'Inter che raggiunge il quarto posto, superato in classifica proprio la Lazio. Insegue anche la Roma, ieri vittoriosa in anticipo contro il Cesena a 30, fermato sul pareggio invece il Napoli a Siena. Napoli che ha 29 punti e ben 9 lunghezze dalla zona Champions. Via via tutte le altre squadre. Vediamo la zona bassa con il Siena 19, Cesena 15, Lecce 13, Novara 12. Novara che oggi è stato sconfitto in casa dalla Milan. Affronteremo tanti temi nel corso di questa diretta, parleremo moltissimo anche di calciomercato perché qualcosa di importante potrebbe andare in porto già nelle prossime ore. Faremo un'analisi dettagliata di quella che è stata quest'ultima giornata di andata. Allora, siamo pronti con la presentazione degli ospiti. Buonasera e bentrovata Jessica Tozzi. Ciao Jessica. Buonasera Stefano, buonasera ai nostri telespettatori. Quindi parleremo di questa Juve campione d'inverno e cercheremo di capire come si muoverà sul mercato. Lo chiederemo a Gianni Balzarini. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a tutti. Continua invece la striscia positiva dell'Inter che vince contro la Lazio per la gioia del nostro Giancarlo Besana. Buonasera Giancarlo. Buonasera Jessica, buonasera a tutti. Un altro interista felice invece che ha redatto per noi le pagelle appunto della squadra nerazzurra, Gian Giacomo Secchi. Buonasera Buonasera a tutti, Gian Giacomo. buonasera. Reduce invece dalla trasferta a Novara dove il Milan si è imposto per 3-0, Francesco Specchia. Buonasera Francesco. Buonasera. Bolle in pentola qualcosa quindi di importante appunto per il mercato, lo chiederemo ad Andrea Losapio. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. E poi infine un altro interologo d'eccezione, ovvero Massimo Buscemi. Buonasera Massimo. Buonasera a tutti i telespettatori, a tutto lo studio. Ciao Stefano, ciao Jessica, ciao Andrea. È grande Inter. Pace bene. Itemissa est Deo gratias. E postazione Adesso è news, finita. buonasera anche ad Andrea Eusebio. Buonasera Jessica, buonasera a tutti i nostri amici a casa. Monitoriamo le dichiarazioni del Sì. dopogara di Inter-Lazio e anche quelle riguardanti al calciomercato, perché no? Assolutamente, di mercato parleremo dopo anche di Juventus perché è una Juve che insegue ancora due obiettivi. Allora, vediamo questo titolo, Gianni Balzarini, bella, combattiva e vincente, è tornata la grande Juve. Penso che questo titolo sintetizzi un po' quello che è stato il girone d'andata della squadra di Conte. Sì, assolutamente, e aggiungiamoci al vincente anche il mai perdente, perché non ha mai perso in questo girone di andata, 19 partite. Direi che sì, è tornata oltre le aspettative, la Juve di qualche stagione fa, di qualche anno fa. Lo stesso Conte ieri ha detto: questa squadra ha stupito anche me, è andata oltre anche le mie aspettative, speriamo che riesca a stupirmi anche nel girone di ritorno, perché giustamente adesso viene, non è una banalità, non è il solito luogo comune, adesso viene la fase difficile, cioè mantenere questa Continuità. posizione, avere continuità, sapere che adesso gli avversari ti rispettano, ma daranno il 200% per batterti, Come una non volta. solo per il prestigio, ma Come per una volta. ovviamente raggiungerti. Esatto, come una volta, insomma. Secondo me, Gianni, la cosa bella che ho visto ieri è stata che tu L'hai sai che vista la partita ieri sera? sì, hai visto che ultimamente la Juve aveva anche un po' di problemi fisici, Sì. però Pirlo anche ieri ha messo quella palla lì, Ma ti fa guarda, vedere che la squadra è completa, la squadra comunque stanno riesce bene. comunque a. Guarda, ieri c'è stato tra l'altro un passo avanti già rispetto alla prestazione della settimana scorsa, quando si diceva che la squadra pativa un po' sul piano fisico, era un po' calata sul piano fisico. La motivazione era legata alla Sì, preparazione svolta a Dubai. Il Conte diceva: non è vero, abbiamo fatto il solito lavoro che facciamo a Vinovo. Non è assolutamente vero, perché chiaramente un allenatore non può dire: sì, abbiamo fatto un certo tipo di lavoro per Sì. cui credo che i benefici ci saranno più avanti, ma Il questo è stato problema, fatto. Gianni, il problema è Ecco, sarà proprio. naturalmente una sorta di interrogatorio in questi primi due blocchi per Gianni Balzarini Sono qua. sulla Juve. La domanda successiva che ti faccio è troppo banale dire che questa è la Juventus di Andrea Pirlo, cioè tutto ruota attorno a Pirlo o comunque Ruota. se non ci fossero gli Lichtsteiner, i Vidal che corrono, che portano l'acqua, come si Ma suol guarda, dire? ieri Lichtsteiner ha detto una cosa verissima, nella sua Basta correre. semplicità: basta correre con Pirlo perché tanto lui È ti mette vero. la palla È giusto. dove vuole. È vero che è una Juve che dipende moltissimo da Pirlo, indubbiamente, ma è una Juve che dipende anche da Marchisio,
per esempio, e infatti adesso sarà interessante vedere come sostituire, anche se non è un infortunio grave, nel giro di 2 massimo 3 settimane il giocatore Pepe dovrebbe rientrare. Pepe, comunque si parla di un'assenza più o meno come quella di Marchisio. Voglio dire 2 o 3 partite. La Juve che dovrà sicuramente ricorrere sul mercato, dopo ne parliamo con lo Sappio. Sì. Giancarlo? Sì, no, sottolineavo proprio quello, che la Juventus ieri purtroppo ha perso un pezzo importante come Marchisio e un altro come Pepe, e quindi sono 2 giocatori praticamente insostituibili nello schieramento di Antonio Conte. Penso che tutti infortuni... e 2 dovevano andare via, no, sotto no. un certo, cioè sì, per dire vero. Com'è il calcio e com'è la gente però, dice ah, siamo infortuni... operatori di successo, è incredibile, sono, ragazzi. Sono infortuni da 2 o 3 settimane forse. Sì, perché Marchisio però è stato escluso. Però almeno 2 o 3 partite, e proprio in un momento molto delicato, perché adesso c'è dove si giocano 4 partite, dire, vero? 4 partite, quindi non sottovaluto lei questa situazione, anche perché la Juve ha perso pazienza, che doveva essere una delle alternative al centrocampo, e non ha un giocatore in grado di sostituire Marchisio. Ieri hanno inventato Giaccherini che ha fatto gol e ha giocato fatto molto mezzale, bene. Vero. Però è stata una soluzione estemporanea e felicissima. Giaccherini ha giocato 2 volte in quella posizione, ha segnato 2 volte contro il Bologna in Coppa Italia. Però soluzione un po' estemporanea. Una domanda flash per lo Sappio. Marrone, attenzione a Marrone. Sì, mi piace molto, mi dicono, ad Arrigo Sacchi. Andrea Lo Sappio, domani pazienza, firma per l'Udinese, me lo confermi? Direi che è molto vicino. Molto vicino al trasferimento all'Udinese. Allora, fatemi vedere per cortesia, regia, il cartello grafico con i numeri della Juventus di Antonio Conte, come ha ricordato prima Gianni Balzarini, una Juventus che ha chiuso in battuta questo girone d'andata. 11 vittorie, 8 pareggi, 0 sconfitte, 31 gol fatti, 11 le reti subite, 11 anche i giocatori che sono andati in rete in campionato, una media gol che supera l'1,6. Con i centrocampisti a fare da padrone. Appunto, i gol fatti potrebbero essere 45 anziché 31, perché la Juve ha sbagliato un sacco di occasioni quest'anno. Sicuramente. Andrea prima ha dato per certo, quasi certo, secondo me io non sono ancora convinto. Io andrà l'Udinese, ma secondo me aspettano dopo Juve-Udinese. Chiaro che sia una cosa... Sarà sabato. Scusa, a proposito di gol fatti con la grafica, no? Sì, adesso la rivediamo. Credo che il problema è che c'è un contributo degli attaccanti troppo modesto. Dopo ne parliamo, le noti dolenti, le noti dolenti di questa Juve. La Juve, appunto, l'ho vista ieri abbastanza bene. Mi è sembrata una grandissima squadra, però ha un problema, non riesce ad addormentare il gioco. È sempre è vero che finché corri, ieri la Juve ha corso praticamente 90 minuti, ha fatto benissimo. Però è chiaro che se si abbassano i ritmi si riesce anche a tenere la gara, corrono... come il Milan. Attenzione, che non è detto se tu vedi la gente che corre si stanca di più forse di quello che corre di meno. Perché loro fanno correre tanto anche la palla. Torniamo da Balzarini, poi una domanda per Specchia. Riesci ad addormentare il gioco se hai la maggior parte dei giocatori dotati di una certa tecnica. Infatti era quello che io dicevo, nel senso, se non lo addormenti il gioco rischi sempre di prendere. Francesco, i numeri che abbiamo visto prima, adesso la regia magari ce li ripropone, fanno un po' paura al Milan o no? Anche considerando anche le prestazioni di Andrea Pirlo. Allora, io ho sempre considerato la Juventus una potenziale vincitrice dello scudetto fin dall'inizio della stagione, e lo ripeto in virtù, vabbè, adesso sembrerebbe troppo facile, anche perché le statistiche dicono che per 7 volte negli ultimi 7 anni che ha vinto poi il campione d'inverno, che ha vinto il campione d'inverno, poi è stato anche campione d'Italia, quindi potrebbe essere anche per la Juve quest'anno l'anno buono. Noto una certa similitudine tra le squadre vincenti negli ultimi anni, ovvero il Milan l'anno scorso non era il Milan di Sacchi, il Milan spettacolare, il Milan il primo di Ancelotti, era una squadra concreta, una squadra operaia. La Juve di quest'anno, con i vari Vidal, anche se dotato di qualità tecniche sopra la media, i vari Pepe, i vari Vucinic, giocatori anche che rientrano, giocatori operai, anche questa Juve ricorda un po', forse rispecchia il calcio italiano, nel senso, non è spettacolare ma vincente. Questa Juve è un po' come il Milan dell'anno scorso, il Milan dei 3 mediani. Devo dire che ieri eravamo allo stadio e noi tutti abbiamo visto una bellissima partita. È una bella similitudine questa, non ha tolto nulla la Juve. Ha solo detto che è una Juventus molto concreta, un po' come il Milan. Come piace a Conte, secondo me non è tanto concreta. Abbiamo anche un altro intervista in studio, Gian Giacomo Secchi. È anche una Juve un pochino più simpatica di quella di Lippi. A me personalmente, probabilmente... So che chiederlo un'intervista è un po'... A prescindere, cioè, a prescindere dal colore, comunque la Juventus, dopo di lui, come il Milan, attira sempre su di sé un po' quell'antipatia sportiva che ci sta, io credo. Gianni, questo lo come senta squadra, sulla pelle. Però io credo che
ha ragione di quello che diceva Gianni prima. È vero che quest'anno ha stupito tanto la Juve, perché ci si aspettava questo grande passo, questo grande traguardo da raggiungere, magari in un, non dico in un brevissimo termine, ma in un medio termine. Era due o tre anni. Secondo il mio punto di vista sono due i piedi perni, se così possiamo chiamare, di quest'annata. Pirlo, che ha dato cuore, che sicuramente cuore tecnica, e Marchisio, dai, Marchisio. No, e Antonio Conte, che ha dato il carattere di questa squadra. Lui ha fatto un capolavoro. Infatti, io mi chiedo, una dirigenza competente, e tu sai meglio di me perché segui la Juve, che Conte era in pole position ancora prima di Ferrara. E lo sai, sì, e sì. Non mi dire che mancava di esperienza, perché poi è andata a Ferrara, che esperienza zero. Aveva già vinto un campionato. Sai perché non si concluse la trattativa? Perché aveva parlato troppo. Perché aveva detto immediatamente che secondo lui Diego non poteva stare nella sua squadra. Ah. È stato onesto. Ha appena investito una grande cifra su Diego. È stato onesto. Piuttosto di allenare una squadra. Ma questo dimostra la sua onestà intellettuale. Un po' polemico, ripercorrendo le parole che sono state dette, dico probabilmente una banalità, che è Conte l'uomo in più sicuramente di questa Juve, perché ha dato quello spirito Juve, le solite cose, la grinta, la tenacia, la tigna. Quello che manca al Milan, perché il Milan in questo momento sono tutti contro Allegri. No, perché questo Allegri, questi giovani ha una squadra potenzialmente molto più forte sulla carta e della Juve e dell'Inter, ma ha preso una lezione di calcio dall'Inter. Avete fatto 40 punti come l'anno scorso. Io dico una cosa sola, prima rispondere alla domanda di Stefano. Quale? Della Juve è simpatico. Allora, come squadra, l'ho detto la prima volta che ho conosciuto Gianni, mi tolgo il cappello, grandissima. Ti è simpatica o no? Cioè, come squadra, società, scusa, non la voglio neanche sentire nominare. Ci sono un insieme questo è un distinguo che va fatto. È un distinguo che va fatto. Per quanto riguarda il Milan, devo dire questo adesso, non ci esaltiamo per l'anno scorso, il campionato che avete vinto, perché se noi fossimo stati una società attenta, probabilmente il derby è il Werder Bremen, non lo perdavamo. Posso dirti una cosa? Ti dico questo, c'è una perché 17 problema, giocatori Massimo. In giro per le nazionali non si mandano Massimo. Nella settimana a clou dello scudetto. C'è una differenza abissale tra il nostro percorso, siamo tornati allo giallo, noi dobbiamo dirlo, c'è un'abissale differenza tra percorso nero-azzurro e percorso bianco-nero, perché noi abbiamo avuto una sorta di scala cromatica, voglio dire, di traguardi da raggiungere, li abbiamo raggiunti poi con un crescendo. La Juventus ha stupito tutti perché è passata, voglio dire, dall'inferno al paradiso in un colpo solo. O sbaglio? Ma il paradiso e l'inferno, quando tu fai fare direttore sportivo a uno che per 11 anni chiamava gli alberghi per dire sono il secco della Juve, mi servono 4 triple, 12 doppie e una singola, grazie. Ragazzi, ci si allena domani alle 9 e lo metti a fare direttore sportivo con Castagnetti, correggimi se sbaglio, che cosa vuoi pretendere? Che uno è ritornato a fare il giro degli alberghi e l'altro adesso ha preso al di là della bellissima partita che abbiamo visto ieri sera, per amor di Dio, Bazzarini, concedimelo, al di là della bellissima partita, allora il merito dov'è? Buscemi, non iniziare a fare l'anarchico. Al di là della bellissima partita che abbiamo visto ieri sera a Bergamo, Andrea Eusebio ha tirato fuori questa intervista di Colantuono nel post partita, perché l'Atalanta poteva recriminare per un episodio dubbio un fallo su Denis, ma Colantuono a fine partita cosa ha detto, Andrea? Ha detto ci abbiamo provato ma loro sono forti, dopo il gol è diventato tutto più difficile, ora dobbiamo ripartire subito, dice il mister dell'Atalanta. Sull'episodio dell'ipotetico rigore su Denis, lui dice si poteva dare ma non voglio dare la colpa all'arbitro, Colantuono molto onesto, così si regola la partita, nel secondo tempo la Juve ha sicuramente legittimato la vittoria. Allora, tantissimi gli episodi discussi e discutibili quest'ultima giornata d'andata, tra poco ne parleremo, intanto rispondete a questa domanda: la Juve campione d'inverno, un titolo assolutamente platonico ma secondo voi un titolo meritato? Rispondeteci via SMS sulla nostra fanpage di Facebook Campionato dei Campioni Odeon TV. Pubblicità, ci vediamo tra poco.